È Giovanni Barbagallo, il nuovo commissario della Lega Salvini Premier per la città di Giarre. A nominarlo è stato su proposta del commissario provinciale Anastasio Carrà il senatore Stefano Candiani, segretario regionale. Il neo commissario, nonostante la giovane età, appena 26 anni, ha già alle spalle una lunga esperienza politica. Essendo stato eletto a soli 19 anni, consigliere comunale a Giarre e designato capogruppo dall'allora primo cittadino Roberto Bonaccorsi, oggi vice sindaco di Catania. Dal 2015 Barbagallo si tessera in Noi con Salvini e diventa fra i primi leghisti in Sicilia. Da tempo io faccio parte della Lega Salvini Premier e finalmente è arrivata questa nomina, questa opportunità di mettermi a servizio della mia città. Come prima cosa, come gruppo politico, faremo ed evidenzieremo tutte le criticità che la nostra città presenta. Evidenzieremo anche le proposte, perché la Lega non è solo protesta ma anche proposta, e soprattutto ci organizzeremo per la lista e per fare una squadra seria che possa competere alle elezioni del 2021 che aspettano la nostra città. Vogliamo che ci sia una riscossa della nostra comunità giarrese, fatta da persone serie, competenti, che conoscano le materie di cui si occupano. Non è più tollerabile che una cittadina di circa 29.000-30.000 abitanti sia amministrata da dilettanti e da persone che con la politica hanno poco a che vedere. Fra le prime azioni, appunto, c'è stato questo sopralluogo qui alla zona artigianale a Giarre, dove le condizioni, come vediamo appunto alle sue spalle, sono, cioè diciamo, le immagini parlano da sole. Sì, noi abbiamo già aperto una sorta di campagna "Scrivi alla Lega, chiedi alla Lega". Moltissimi cittadini ci hanno segnalato diverse criticità e quella della zona artigianale è una delle tante tappe che abbiamo compiuto negli ultimi tempi. Ed è veramente avvilente notare come questa zona, che dovrebbe rappresentare il cuore economico, dove gli imprenditori hanno speso centinaia di migliaia di euro, qualcuno anche milioni di euro, debba essere in questo stato. Saranno adesso, in questo momento in cui parliamo, le 8 della sera e chiunque può accedere a questo posto, perché i cancelli sono guasti e vengono quindi lasciati aperti. Chiunque può venire qui a scaricare, a fare qualunque attività illecita, e ci fa capire quanto ci sia anche un lassismo, quanto può costare oggettivamente riparare due cancelli automatici che sono non solo di utilità a chi qui dentro lavora, ma soprattutto per mantenere pulito un'area. In più, chi qui vive ogni giorno, chi qui lavora ogni giorno, ci ha segnalato che fino a poco tempo fa c'erano delle telecamere che sono state tolte. Perché? Questa è una domanda che io mi pongo ogni giorno. Perché togliere delle videocamere di sorveglianza che possono individuare i responsabili, che vanno multati e perseguiti per legge? Tra l'altro abbiamo rifiuti speciali di un certo tipo, abbiamo il RAE, abbiamo il pericolosissimo Eternit, che sappiamo tutti, le polveri d'amianto sprigionate sono cancerogene. Ci sono realmente dei reati ambientali in questa maxi discarica che c'è alle mie spalle, e quindi dobbiamo preservare non solo la dignità e il decoro di quest'area, ma soprattutto la sicurezza e la salubrità della zona. Qui ci sono anche molte case di rimbetto. Provate ad immaginare cosa può succedere con queste polveri sprigionate che vanno in giro per l'aria.